Benvenuti alla seconda lezione. Oggi faremo sempre un pochettino di attività fisica e balleremo ancora un po'. Per chi si è perso l'altra lezione andremo avanti, quindi incrementeremo un pochettino gli esercizi. Ripeto il fatto che cercherò di fare tutto in musica, quindi è un allenamento molto musicale, bisogna cercare di seguire il ritmo. Dopodiché andremo alla coreografia e andremo un pochettino più avanti dell'altra volta, quindi riprendendo la stessa canzone, ripassando il pezzettino dell'altra volta andiamo avanti. Allora, prima canzone, riscaldamento, corsa. Inizio a correre sul posto. Corsettina, semplice, non ho bisogno di molto spazio. Alterno le gambe, quando vi darò il via, destra, sinistra, doppio destra, sinistra, destra, doppio sinistra. E così via. Dopodiché avrò sempre la corsettina con una circonduzione del braccio destro dietro, circonduzione del braccio sinistro dietro. Destro avanti, sinistro avanti, rotazione delle spalle dietro e avanti. Di nuovo corsettina sul posto, arrivato con il singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, doppio. A metà canzone farò dei kick, avanti, laterali, dietro, laterali, avanti, eccetera, eccetera. Dopodiché, ancora corsettina sul posto, ancora singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, doppio, per finire con calciata avanti, skip dietro. All I know and all I have is you. Ooh.
La seconda canzone, come ho già spiegato nella lezione precedente, prevede le isolazioni. Le isolazioni significa riuscire a isolare una parte del nostro corpo, cioè il nostro cervello deve riuscire a controllare una sola parte del nostro corpo, le altre ferme, ma su quella parte concentrazione massima e massimo allungamento, massimo lavoro. Quindi si deve veramente sforzare a allungare il più possibile determinate parti del corpo. Quindi, una volta senza musica, partiamo dalla testa, quindi la testa, su, giù, su, giù, per una serie di volte, laterale, e di nuovo spezzo il collo laterale. Dopodiché farò delle circonduzioni, destra, circonduzione sinistra. Allungo la testa giù e allungo la testa su. Dopodiché passo alle spalle, spalla destra dietro, cerco proprio di disegnare un cerchio con la spalla, ok? Il resto del corpo è tranquillo, solo la spalla che sforza il movimento indietro. Stessa cosa in avanti, stessa cosa alla sinistra, dietro, avanti, tutte e due insieme dietro, tutte e due insieme avanti. Oggi aggiungeremo anche una cosa nuova, l'alternato, quindi destra, sinistra, destra, sinistra, stessa cosa in avanti, ok? Concentrandomi di tenere il resto del corpo fermo. Dopo le spalle passo al busto, busto che va avanti, busto che va indietro. Faccio vedere sempre anche laterale, spingo fuori, spingo dentro. Cerco sempre di disegnare questa curva, spingo, 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 l'ombelico, e qui l'ombelico che invece dentro, dentro, dentro. Sempre tenendo fermo il bacino, busto laterale. Quindi sento proprio questa parte che si allunga e che si allunga. E con il busto cerco di disegnare un quadrato. Avanti, lato, dietro, lato. Avanti, lato, dietro, lato. Dopodiché cercherò di renderlo fluido, destra e sinistra. Sempre con l'idea che la nostra parte del busto provi a disegnare un cerchio. Ultima parte, bacino. Quindi sposto il bacino a destra e a sinistra, il resto del corpo cerca di stare fermo, quindi solo il bacino. Stessa cosa, bacino che va avanti e indietro. Dopodiché giro, giro a destra, giro a sinistra. E partiamo subito con le isolazioni. Thank you.
Perfetto, e abbiamo finito anche il secondo esercizio, le isolazioni. Ok ragazzi, passiamo al terzo esercizio. Addominali. La parte addominale è molto importante per il nostro corpo perché la parte è il centro del nostro corpo, quindi la parte che ci sostiene, la parte che ci dà la forza nel fare tantissime cose. Quindi è molto importante tenerla sempre bella allenata. Allora, non serve un granché se abbiamo un tappetino meglio, così non ci fa male nulla, altrimenti va benissimo una felpa o qualsiasi indumento. Allora, sdraiati, pancia in su, comincio a fare una serie di addominali sollevando solo le spalle, quindi solo la parte alta del busto, tenendo sempre l'addome contratto. Dopodiché rimango su, gamba destra tesa, gamba destra piegata, cambio, sinistra tesa, sinistra piegata, scendo, appoggio le braccia, braccia lungo il corpo, sollevo il bacino, stringo i glutei. Fatto questo, posiziono le mani in fondo alla schiena, sollevo le gambe, con le gambe alte parto, destra giù, torna, sinistra giù, torna, cercando di tenere le gambe tese. Dopodiché piego le gambe, le stendo basse, torno su, piego, stendo, torno su. Stessa cosa al contrario, quindi scendo, piego, su, scendo, piego, su, piego, scendo, braccia giù, risollevo. Ripartiamo dall'inizio, un'altra serie di addominali sollevando le spalle, tenuta gamba destra su, piegata, tenuta gamba sinistra su, piegata e scendo. Questa volta invece che rifare la salita con il busto, appoggiamo i gomiti, cerchiamo di salire un pochettino di livello, aggiungiamo solo una biciclettata, andata e ritorno. Ultima parte, mi giro pancia in giù, allungo gli addominali, scendo, mi appoggio sui gomiti, punto i piedi a terra, su. Tengo bene, bene forte l'addome, tengo i glutei, movimenti di bacino destra e sinistra, ancora tenuta e allungamento finale. Ok? Vai, facciamo tutto con la musica. Nowhere to hide when I'm getting too close.
che blocco la musica. Ok, rimanete lì come siete, perfetto, respiro, spingo le spalle verso il basso, giro la testa verso destra e giro la testa verso sinistra. Perfetto. Scendo e allungo tutto dietro. Quindi vado sulle ginocchia, non so se mi vedete, mi siedo sui talloni e allungo le braccia avanti. La mia fronte va al pavimento. Perfetto, respiro, prendo fiato, siamo arrivati al momento dello stretching dinamico. Bene, quindi da qui faccio respiro e respiro, ancora respiro, respiro, da qui allungo verso l'alto come se volessi prendere qualcosa, piego la gamba destra, allungo il braccio destro, sinistro, destro, sinistro e ancora piego, stendo, respiro dal naso, fuori dalla bocca e destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Continuo il molleggio di gambe facendo scendere le braccia, destra, sinistra, destra, sinistra. Scendo sulla gamba destra, allora il mio piede cosa fa? Scivola un po', il ginocchio guarda verso l'esterno, vado, vado, vado giù, cerco di sedermi quasi sul tallone del piede che ho giù, cerco di tenere tutta la pianta del piede a terra, se non ce la faccio sto sulla mezza, braccia avanti, vado di lato, appoggio il ginocchio, se mi fa male, aia, spingo bene bene il bacino verso il basso, da qui braccio sinistro giù, destro che ruota, prendo il piede, scendo molto con calma, cambio lato, vado a sinistra, stessi esercizi a sinistra, quindi ruoto, appoggio, bacino e prendo la gamba, dopodiché allungo. Da qui è facilmente seguibile, in ogni caso faccio un po' di stretching sulla gamba destra, se riesco scendo al piede, altrimenti sto giù, un po' sulla sinistra, abbiamo dei molleggi dove lascio andare il corpo, dopodiché faccio un allungamento, quindi la schiena cerca di rimanere piatta e il braccio si allunga, continua con la schiena, da qui allungo laterale, ok, incrociando le braccia, torno orizzontale, riallungo tutto il lato dall'altra parte, schiena piatta, ok? E scendo sul piede. Per finire chiudo i piedi, allungo un attimino con le gambe tese, piego le ginocchia e salgo con la testa che arriva per ultima, srotolo. Get away with everything.
Appoggio le mani al centro se riesco, altrimenti piano piano chiudo le ginocchia, anche piegandole, chiudo le gambe e con le ginocchia piegate, quindi con le ginocchia piegate, curvo la schiena, lascio lì le ginocchia, srotolo la schiena con la testa che arriva alla fine. Benissimo, adesso ho veramente scaldato tutto, ho mobilitato tutto il mio corpo. Sono pronta per andare a ballare. Bevo un po' d'acqua. Vado con la seconda parte di coreografia. La seconda parte di coreografia è il ritornello. È un pochettino più corta della prima parte, ma un pochettino più difficile, perlomeno a livello musicale. Fino adesso abbiamo seguito i tempi musicali, abbiamo seguito con i piedi almeno quasi sempre il ritmo e il battere della musica, quindi abbiamo sempre contato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, indipendentemente dal cantato, da quello che c'era, dalla melodia che c'era sopra la base. Nel ritornello invece ho deciso di prendere la voce della cantante. Quindi balleremo sul melodico, sulla voce, non più sulle battute e i tempi musicali. Per alcuni potrebbe risultare più semplice, per altri più difficile. Dipende proprio un po' il vostro orecchio musicale com'è. Quindi, andiamo sulla musica. Anzi, i primi due tempi del ritornello siamo ancora sul battere. Quindi facciamo semplicemente destra e sinistra, due passi. Da qui iniziamo con le mani, braccia, avanti. Avanti, le braccia fanno destra, sinistra, destra, quindi angoli quasi di 90 gradi, destra, sinistra, destra, quindi passo, passo, braccio, braccio, su, giù, su. Parlo sempre per il braccio destro, il sinistro lo lascio andare un po' di conseguenza. Destra, sinistra, destra, sinistra, su, giù, su. Le gambe. Destra, sinistra, braccia niente, solo gambe. Solo braccia. Quando faccio su e su, le gambe fanno tre passi. Verso destra. Apro, chiudo, apro. Questo è un passo già un pochettino più complicato. Qualcuno potrebbe avercelo naturale, qualcuno potrebbe pensare che sia una cosa impossibile. Non lo è solo una questione di peso. Non posso perdere troppo tempo per spiegarvelo, magari nei prossimi appuntamenti lo farò. In questo caso, ve lo dico brevemente, la tecnica. Alzo un tallone di un piede e la punta dell'altro.
Con questo mi permette di ruotare, cambio, tallone punta, ruoto, cambio, tallone punta, ruoto. A qualcuno viene semplice pensando alle ginocchia che chiudono, aprono, chiudono e quindi il peso va in automatico. Ricordatevi che la tecnica è come se al posto dei piedi avessi delle barchette che fanno questo esercizio qua. Punta tallone, punta tallone, punta tallone, punta tallone. Da qui chiudo le ginocchia, apro le ginocchia, chiudo le ginocchia. Se mi viene troppo difficile, posso pensare di fare punte, talloni e punte. Un po' più semplice, con le braccia diventa 1 e 2. Versione 2, 1 e 2. Quindi ho fatto passo, passo, braccio, braccio, su e giù. Versione un po' più difficile, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da qui, solo braccia, ruotano e chiudo. Quindi sono qua, il braccio destro fa il giro da questo lato. Quindi, boom, il sinistro sale e arriva qua. Quindi ho fatto passo, passo, e, giro, chiudo. Ancora, vi dico le parole della canzone. Uno, due, here come to men in black. Men in black, ok? Ancora una volta, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui apro, chiudo. Quindi le braccia hanno fatto semplicemente, siamo qua, le gambe sinistra, destra, il nostro step touch che stiamo vedendo dall'inizio, e le braccia fanno solo, lascio andare, incrocio. Quindi arrivati qua, diciamo che eravamo qui, ho fatto questo, lascio andare. Ancora una volta da capo. 7, 8. Passo, passo, braccio, braccio, su e là. Giro e lascio andare. Ok? Ancora una volta. 7, 8. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2. Da qui apro come il passo a V che avevamo messo prima. Passo, passo, destra, sinistra, braccia e gambe insieme. Piego il ginocchio destro, piego il sinistro, apro il destro, apro il sinistro. Quindi isolazione che non abbiamo fatto nel riscaldamento, ma molto semplice, penso alle ginocchia. Chiudo, chiudo. Apro, apro. Ancora una volta da capo. Solo ritornello. 7, 8. Passo, passo. Braccio, braccio. Su e giù. Giro le braccia. Apro, apro. Là, là. Da qui. Braccia avanti. Solo braccia che vanno avanti. Chiudo tutto. Gomiti alti. Boom. Giusto. E da qui le gambe fanno tre passi avanti. 1, 2, 3. Partendo con la destra. Beh, sì, beh. Un pochettino piegate. E penso ai pugni. Destro, sinistro, destro. Quindi, slide, incrocio. Apro, apro. Ginocchio, ginocchio. Apro, apro. Prendo, chiudo. Con un saltino indietro, destra, sinistra, destra, pugno destro che sale, cambio, destra, destra. Da qui le gambe fanno un ronda è questo, la destra disegna un cerchio, quindi vuol dire che ho tutto il peso sulla gamba sinistra e le braccia semplicemente le lascio andare giù e mi giro arrivando laterale. Quindi da questo, lascio andare, vado a sinistra, lascio, incrocio, guardo, guardo, chiudo, chiudo, apro, apro, braccia avanti, salto indietro, destra, sinistra, destra,
Lascio andare le braccia, gamba destra che gira, si incrocia dietro e arrivo girato. Il trucco per arrivare così, se non arrivate, è dove arriva a puntare la gamba destra. Quando la lascio andare, arriva tanto incrociata, in modo che appoggio la gamba, ruoto e sono praticamente lì, finisco di girare. Da qui, mani in vita, mani davanti alla vita, spalla, tre spalle destre, vado verso la TV. Uno, due, tre, con tre passettini. Incrocio gamba destra avanti, giro, doppio pre. Un'altra volta, solo ritornello, quindi passo, passo, braccio, braccio, destra, sinistra, destra. Ruoto, chiudo, lascio andare, destra, sinistra, chiudo, chiudo, apro, apro, prendo, tiro, destra, sinistra, destra, lascio andare tutto, incrocio bene, giro, uno, due, tre, incrocio la destra, giro, doppio piede. Ve lo faccio vedere una volta con la musica e poi se mai lo ripeto una volta ancora piano. Vai dal ritornello. Non so se in video si riesce a captare bene questa cosa, ma è molto importante che ascoltiate la musica. Mi piacerebbe cantarvela, ma rischio di fare una figuraccia, quindi ve la provo un po' a canticchiare. I passi fanno destra, sinistra. Ta na 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 ma na. E la a a a uo 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 e na na no na 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 para para pa pa e doppio clap. Non so se questa cosa può esservi stata utile, la rifacciamo una volta piano e una volta in musica. 7, 8, passo, passo, mano, mano, su e su, giro là, lascio andare, destra, sinistra, chiudo, chiudo, apro, apro, prendo, tiro, su e su, giro dietro, spalla, 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 incrocio destra, giro, doppio piede. Lo facciamo un paio di volte in musica, solo ritornello e poi andiamo tutta la canzone. Poi vi almeno due o tre volte con la musica. Da capo, quattro pose. Uno, due, tre, quattro, passo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, uno, tre, cinque, e ho, uno, tre, cinque, e ho, uno, ultimo, cinque, sei, sette,
6, 7, che 1, 2, 3, 4, 5, 6, triangolo, 1, 2, infilo, infilo, 1, 2, infilo e cambio fronte, e cambio fronte, pistole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vuoto totale, non è vero, quadrato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ritornello, come arrivo? Ho la gamba destra un pochettino sollevata, questo è il collegamento, passo, passo, braccio, braccio, su e su, giro lento, questo è lento, lascio andare e guardo, guardo, chiudo, chiudo, apro, apro, prendo, tiro, mi raccomando gomiti alti, passo, pugno, pugno, giro, dietro, arrivo laterale, vado verso la TV con tre passi, la spalla che sale, incrocio, giro, doppio battito. Spero che la spiegazione sia stata abbastanza chiara. Se vado un po' veloce perché devo rimanere dentro in alcune tempistiche, quindi proviamo a seguire. Per qualsiasi dubbio o domanda possiamo anche capire un po' più con calma privatamente. Vi faccio ripartire tutta la canzone, vediamo da capo cosa succede. Vai, mi raccomando, divertitevi! Prendiamo un goccio d'acqua che la rifacciamo subito altre due volte. Come dicevo nella puntata precedente, se avete bisogno di qualsiasi delucidazione, se a qualcuno è piaciuto ma non ha fatto in tempo a finire di seguire tutti i passi e tutto quanto, mi potete contattare privatamente su Instagram, mi trovate come Elisa Cosini. Sarò ben disposta a rispondere a tutti e magari mandare anche qualche videottino che delucida qualche passo in particolare. Questo è importante perché non vorrei essere frettolosa, so che sono cose che necessitano anche un po' più di tempo, poi dipende sempre da che livello siete. Però ecco, non fatevi nessun tipo di problema nel caso in cui sono qui a disposizione. Altre due volte, forza, carichi e concentrati, vai! Thank you.
potrete aver ben notato, è difficile prendere il primo accento. Essendoci tutta una sfumatura di intro, il primo accento forte è un pochettino più difficile. Adesso lo faccio l'ultima volta nella versione un po' più semplice. Quindi faccio questo passo qui, sempre frontale, e anche i piedi nella parte dopo. Vai! Riusciti almeno in parte o tutta? Ok ragazzi, concludiamo con lo stretching. Vai! I wanna live with you till the sun's up.
testa alla fine. Bene ragazzi, con questa canzone vi devo salutare. Al prossimo appuntamento. Ciao!